Attenzione perché ci colleghiamo con il nostro attivista, la nostra fantastica Lucilla. Andiamo, vai Pippo, vai. Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Vero. Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista. So io l'attivista. L'attivista. Che so io? L'attivista. Te faccio vedere io, mo. L'attivista. So io l'attivista. Hai capito? Pronto e sì, pronto signora, buongiorno. Volevo avere un'informazione. Voi per caso tenete i tasselli? Sì signora, ne abbiamo di tutti i tipi. E senta, da voi non sono mai venuti gli assistenti sociali? Non ho capito la domanda, mi scusi Cioè la domanda è se voi non vi vergognate di vendere questi tasselli che verranno abbandonati dopo essere strapazzati, verranno martellati e abbandonati all'interno delle murature di case probabilmente fatiscenti. Voglio capire ma se... cosa sta dicendo? Cosa c'entra con i tasselli? Perché mi devo vergognare a vendere i tasselli? Perché lei è presente cosa soffre un tassello nella sua vita? Ma sì. Un tassello soffre secondo lei? Certo, ma lei scusi ma sì, lei va immagini... bene, ciao. No, ascolta. Stupida. Pronto Ferramenta? Sì, pronto, buongiorno signora. Volevo avere un'informazione. Voi tenete i tasselli per caso? Sì, ma i tasselli dei Fisher dice lei? Sì, esatto, dico perché li tenete? Perché? In che senso? Perché li tenete, scusi No, voglio dire, cioè voi vendete questi tasselli a chi poi li ucciderà, diciamo. Ma non su. Stupida. Pronto? Sì, pronto, lei è buttato giù, per, giù perché c'ha la coda de paglia, si vergogna. No, non parlava con me, siamo in un po' di colleghi qua. Ah, ho capito, allora la sua collega mi ha buttato giù il telefono. Ascolta, però... di cosa ha bisogno signora? Mi può dire che di cosa ha bisogno? Io ho bisogno che liberiate i tasselli. Li ho già liberati, li ho liberati tutti. E dove li ha messi? Sono usciti. Ah, perfetto, ma tutti insieme? Tutti insieme, se altrimenti soffrivano. Ah, ecco, splendido. Ah, d'accordo, ok. Senta, va bene, una cosa. Le spiace aprire la finestra e urlargli? Aspettate! Un attimo. Aspettate! No. Grazie, signora. Grazie. Buona giornata. Grazie. Fritasselli, signora, fritasselli. Fritasselli. Bravissima. Grazie, anche lei. Fritasselli. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Volevo avere un'informazione. Sì. Voi ci avete i tasselli per caso? Sì, signora. Ok, ce li avete di diverse dimensioni? Sì. Ok. E senta una cosa, ma voi non vi vergognate di venderli? No. No, quindi no. Cioè, la vostra crudeltà diciamo è manifesta. Sì, ce li mettiamo anche nel culo. Ah, nel vostro. Sono meglio sul muro, sì. Ah, ho capito, quindi li mettete nel culo, li martellate esatto. Nel muro e poi ce esatto. Li abbandonate. No, non è che li martelliamo nel muro, li caghiamo a spruzzo sul muro così si attaccano bene. Ah, ho capito. A pezzo de merda. Pronto? Lei non può maltrattare così persone e tasselli, si rende conto? Chi è lei? No, chi è lei che è così una persona orribile e ancora gira a piede libero? Ma com'è possibile sta cosa? Giro a piede libero. Certo, a piede libero, sennò non mi rispondeva dal negozio, no? Certo. Mo' io vengo a manifestare perché questa cosa deve finire, cioè non è possibile. Vieni a manifestare. Certo che vengo a manifestare, veniamo fuori dal vostro negozio con gli striscioni, con la vernice lavabile a imbrattare i muri. Intelligenti, bravi. Grazie. Bravi. Vi aiuto anch'io. Grazie. Allora, la cosa che dobbiamo fare è liberare i tasselli. Quindi noi entriamo senza avere, diciamo, maniere forti e certo. Libereremo i tasselli. Quindi se lei ce li fa trovare pure pronti da una parte, noi li prendiamo e li liberiamo certo. Al grido dei fritasselli. Ecco. Fritasselli.
Sì, ovviamente. Spettacolo, noi siamo, certamente. Noi siamo un'associazione pacifica, ecco, non usiamo le maniere forti, al contrario vostro. Ecco. Certo, perché tasselli devono essere liberi, giusto. Voi vi rendete conto che fracassate i tasselli dentro i muri? Sì, soprattutto quelli ecologici, si attacca meglio. Però lei, mi sembra che lei stia scherzando. Cioè, non lo so, ma che cazzo di domanda è? Se vi vergogna vendere i tasselli, ma ce la fa? No, allora, innanzitutto stia calmo, perché io non sto essendo aggressiva. Non cazzo di niente, allora non mi chiami con lo sconosciuto per farmi delle domande di merda, che la gente sta lavorando. Lei è veramente crudele, lei è veramente crudele. Fritasselli! L'attivista. Che so io? L'attivista. Beh, vorrei ricordarvi.